ormai siamo a Piazza della Vittoria e non poteva mancare il nostro Max. Ormai è il cane di tutti, il cane di quartiere e non potremmo stare senza di lui, fa parte della tarantinità. Ecco, tutti noi vogliamo pensare agli animali, vogliamo pensare agli amici a quattro zampe, non solo, perché non solo ai cani e ai gatti, vogliamo coinvolgere nel nostro programma, abbiamo detto, un grande impulso alle associazioni che si occupano appunto di animali, ma anche mettere a disposizione delle stesse tutte quelle strutture comunali vuote, abbandonate, di cui Melucci e Musillo si sono completamente disinteressati. Queste strutture noi le metteremo a disposizione appunto per combattere il fenomeno del randagismo e per far sì che i randagi non siano abbandonati a se stessi, ma i randagi siano, come dire, integrati in un tessuto comune, che facciano parte della nostra collettività, i cani di quartiere, i gatti che devono diventare un tutt'uno con la città, che possano essere adottati. La parola randaggio è una cosa brutta, invece questi devono fare parte del nostro tessuto, perché sono i nostri amici. E poi ancora impiegare gli animali, per esempio i cani, i gatti, i cani soprattutto in quelle tecniche particolari, la cosiddetta pet therapy, che tanto serve ai ragazzi, alle persone che hanno problemi di inserimento, hanno disagio. Ecco, un'amministrazione comunale che deve saper impiegare al meglio gli animali e soprattutto rispettarli. Max, vieni qui, dove sei Max? Non ti arrabbiare, Max. Noi siamo con te, Max. Forza. E saremo con tutti i tuoi amici. Forza ragazzi, Taranto senza Ilva. Taranto senza Ilva.